E oggi iniziamo la giornata con una notizia che forse si differenzia da quelle con le quali apriamo solitamente le nostre dirette, però che è importante perché non magari direttamente, ma indirettamente e come diciamo fine ultimo di una catena importante va a incidere sui costi della sanità nazionale e quindi anche sui nostri costi. E peraltro è una notizia alla quale io comunque mi sento molto legata perché la sensibilizzazione, l'attenzione dovrebbe essere più alta proprio perché si parla di qualcosa che riguarderà purtroppo molte persone, molti italiani anche nell'immediato futuro. Parlo dell'Alzheimer, della giornata mondiale, oggi 21 settembre, come ogni anno dal 1994 si celebra la giornata mondiale del morbo di Alzheimer. Io vado subito a salutare Roberto Mauri, direttore La Meridiana. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, una realtà affermata nell'orizzonte composito del terzo settore delle province di Milano e Monza Brianza, una realtà particolare, giusto qualche cenno, direttore Mauri, poi lascio la parola a lei, per la singolarità della formula che avete sempre adottato, che vede proprio operatori sanitari accanto alle persone che hanno bisogno, quindi volontari, anche però persone professioniste, professionali che si occupano proprio della cura delle persone. E insomma, siete anche i creatori del Paese Ritrovato, il primo villaggio Alzheimer in Italia, che insomma ormai è assolutamente operativo, è un vero e proprio paese che ospita persone affette da questa patologia, che si trova in un ambiente sicuramente familiare, diverso da quella che è una struttura sanitaria, una casa di riposo, dove la vita insomma procede più o meno normalmente, anche aiutata appunto da tutti voi. Allora, direttore, mi sembrava doveroso inquadrare la situazione. Oggi è la giornata mondiale. Prima di tutto le chiedo, a che punto siamo, come procede la battaglia contro l'Alzheimer? È una battaglia che al momento purtroppo da un punto di vista, diciamo, farmacologico non stiamo vincendo. Ecco, sebbene sia in tutto il mondo tantissime realtà stiano lavorando alla ricerca di una soluzione farmacologica, al momento e per i prossimi anni difficilmente noi vedremo una soluzione radicale a questa terrificante malattia che purtroppo, così prospetta numeri, molto problematici, nel senso che nel giro di 30 anni rischiamo di avere un raddoppio dei numeri a livello mondiale, e questo, ovviamente significa che, la spesa e l'investimento non solo economico, ma anche relazionale, le famiglie impegnate nella cura dei propri cari si troveranno ad affrontare una scommessa davvero difficile. Ecco, questo è uno scenario che sicuramente preoccupa sia da un punto di vista di sostegno del welfare, perché la sostenibilità oggi su questa malattia è messa a dura prova, sia sulla famiglia stessa, perché l'Alzheimer è proprio definita la malattia della famiglia, nel senso che nel momento in cui una persona si ritrova con questa patologia, ecco che tutto il nucleo familiare viene messo in Esatto. difficoltà. Esatto, intanto stiamo vedendo delle immagini del Paese Ritrovato di cui accennavo poco fa. Tra poco ovviamente parliamo anche di questo, però visto che lei giustamente, Roberto, parlava di numeri, le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità prevedono che le persone affette da demenza possano diventare 135 milioni entro il 2050. Infatti si parlava di un raggio temporale di 30 anni. Oggi quasi 50 milioni di persone ne soffrono. Quindi insomma non ho esagerato prima quando ho detto che è una vera e propria emergenza sanitaria a livello globale e se non, purtroppo, se non si fanno passi avanti da un punto di vista di ricerca, non può che peggiorare la stima dei numeri, no, Roberto? Sì, il problema è proprio questo. Noi oggi ci troviamo con le armi spuntate, di fatto possiamo solo cercare di rendere la vita di queste persone il più normale possibile, ecco, con la speranza che improvvisamente, si ritrovi una molecola in grado quantomeno di bloccare l'avanzata della malattia. Però
Purtroppo alcuni studi su cui si basava un po' le speranze della scienza non stanno dando grandi risultati e sicuramente per 4-5 anni abbiamo davanti ancora una situazione abbastanza statica. Pertanto l'impegno che almeno noi come cooperativa stiamo portando avanti da anni si appoggia sia alle cure non farmacologiche sia all'ambiente di vita delle persone. Lei citava il paese ritrovato, ecco, noi crediamo che oggi sia necessario garantire alla famiglia, che poi si ritrova nella maggior parte dei casi a sostenere questa terrificante malattia all'interno del proprio nucleo familiare, un supporto, ecco, io direi un accompagnamento, perché questo è il termine che noi usiamo, accompagnare. Noi abbiamo, almeno nel nord Italia, una rete dei servizi comunque significativa, manca ancora qualche cosa, però il problema vero è che la famiglia che improvvisamente si trova davanti a una diagnosi di demenza o di Alzheimer, ecco, deve essere accompagnata in tutto il percorso di cura, perché ovviamente non ha gli strumenti per individuare il luogo, la cura e la strategia migliore, perché a volte si tratta davvero anche di piccole strategie che consentono così la permanenza al proprio domicilio della certo, persona. Certo, allora intanto facciamo subito vedere anche questa locandina in grafica, perché oggi naturalmente ci sono tantissime iniziative in tutta Italia proprio per la giornata mondiale dell'Alzheimer e in generale settembre è il mese nazionale dell'Alzheimer. Oggi proprio a Monza dalle 17.30 alle 18.30 scenderete Roberto in piazza per l'Alzheimer. Ci sarà anche una diretta sulla pagina Facebook La Meridiana che io vi invito a seguire, poi daremo tutte le indicazioni e sarà un momento per ascoltare operatori sanitari, istituzioni, anche persone familiari, lei li citava, no? Che hanno vissuto e che stanno vivendo questa terribile malattia insieme ai loro cari. Insomma, un momento di unione e di sensibilizzazione, Roberto. Sì, abbiamo voluto, nonostante questo periodo così faticoso, ritrovarsi in piazza di persona per così anche sostenersi a vicenda. Il periodo del lockdown è stato un periodo davvero terrificante per le famiglie, ma lo è stato anche per tutti gli operatori che all'interno dell'RSA, all'interno delle strutture ospedaliere si è ritrovato ad operare. Purtroppo non facilitato da un'opinione pubblica e dai mezzi di stampa che hanno fatto spesso di ogni erba un fascio, insomma, e allora ci sembrava davvero importante ritrovarci e dire: va bene, abbiamo fatto un pezzettino di strada, ci siamo fermati perché questi mesi hanno bloccato tutto, però dobbiamo ricominciare da questo impegno che noi dobbiamo alle famiglie. E che è assolutamente in questo momento indispensabile, cioè se non cercheremo di prendere e farsi carico del problema con le famiglie dall'insorgere della malattia, abbiamo sicuramente perso tutta la guerra, perché a un certo punto noi non dovremo più curare solo la persona con demenza, ma dovremo curare tutto il nucleo familiare. Questo è proprio una cosa che viviamo tutti i giorni. Vi faccio un esempio: questa mattina arriverà al paese ritrovato una signora che ha una demenza e che ha una famiglia splendida, ma dove il marito vuole comunque non abbandonarla, perché nel momento in cui si ricovera una persona ci sono questi sensi di colpa notevolissimi, però ormai l'equilibrio familiare è totalmente saltato. Ecco, se questa famiglia non provasse proprio un accompagnamento, una presa in carico dove la psicologa, l'assistente sociale, il medico aiutano le persone nella scelta, ecco che l'equilibrio si rompe totalmente e non dovremo più curare solo la persona con demenza, ma 3-4 Esatto, esatto.
persone. Infatti, la previsione anche rispetto ai costi sanitari futuri, se non si trovasse una cura, non riguarda solo i costi diretti per la malattia di Alzheimer, ma tutto quello che comporta la malattia di Alzheimer, e sono i medici a dirlo, non lo dico certo io, insomma, ma molti familiari che devono curare le persone care si ammalano, per esempio, banalmente, tra virgolette, di depressione, proprio perché, oppure sono costretti a lasciare il lavoro per badare ai cari e quindi comunque chiaramente è penalizzata tutta la vita più sociale. Ecco, Roberto, le chiedo questa cosa, ovviamente deve esserci l'attenzione alta anche da parte delle istituzioni. Sinceramente, si sta comprendendo la reale portata di questa malattia a partire proprio dalle istituzioni, perché altrimenti è chiaro che un blocco ci sarà sempre. Sicuramente sarebbe necessario fare molto di più, questo è scontato. Poi io mi rendo conto, ecco, cerco sempre di non essere troppo facile nei miei giudizi, in quanto poi, come in ogni famiglia, a fronte di un'entrata certa, ecco, dobbiamo cercare di trovare un equilibrio sulle uscite. Di certo oggi l'Alzheimer e la demenza in generale deve essere considerato una pandemia, deve essere considerato un ambito sul quale non si può girare la faccia dall'altra parte, soprattutto, ribadisco, su quelli che sono le spese che dobbiamo sostenere per accompagnare la famiglia al domicilio e per queste strutture intermedie tra la casa e, direi, la RSA. Il paese ritrovato che lei citava è sicuramente una risposta che consente una qualità di vita accettabile, anzi buona, in un periodo della vita che fatalmente è molto pericoloso, perché gestire una persona non autosufficiente quando è allettata è un problema, tuttavia richiede un'organizzazione di tipo più assistenziale o sanitaria. Nel momento in cui ho questa persona che si alza tutti i momenti, non vuole stare ferma e non ho le possibilità di garantire spazi adeguati, piuttosto che una persona che la curi costantemente con una competenza significativa, ecco che fatalmente si giunge a un burnout totale sia della certo. famiglia che del sistema, ecco, per certo. cui noi abbiamo ritenuto fondamentale investire più di 10 milioni di euro, che ovviamente non avevamo, per trovare questa soluzione, e ci sembra che dopo 2 anni da quando abbiamo attivato la cosa i risultati siano importanti, ecco, questo sì, soprattutto come qualità della vita della persona, ma anche come serenità della famiglia stessa, che a un certo punto deve scegliere se così farsi aiutare da una struttura residenziale, perché il passaggio terrificante è proprio questo: ma questo marito, ma questa madre che mi ha curato, che mi ha, io non ho il diritto di portarla in un RSA, in un nucleo Alzheimer, dove fatalmente in certi momenti troviamo delle persone molto più compromesse, con dei disturbi del comportamento molto gravi. Ecco che invece, dando un luogo più sereno, un luogo più vivibile, io direi, questo passaggio risulta meno traumatico. Assolutamente, Roberto. Ovviamente io non nascondo, ma chi mi segue lo sa, che questo è un tema a me molto caro e ci tenevo tantissimo a aprire la giornata così. Perché, insomma, io vi ho conosciuti proprio perché la mia famiglia è stata protagonista dell'Alzheimer con mia nonna, ma insomma non è una, anzi, motivo in più per divulgare il messaggio. E quindi ci siamo conosciuti proprio ancora prima che il paese ritrovato nascesse. Io l'ho visto proprio dalla sua costruzione a oggi, e vi posso garantire, per chi non lo conoscesse, che è qualcosa di straordinario. E
In effetti, io dico sempre, Roberto, su questo la saluto, ti saluto perché poi noi ci diamo del tu, insomma, ecco, ti saluto, vi garantisco che dico sempre a chi si occupa del paese ritrovato che avrei tanto voluto che ci fosse già quando appunto mia nonna aveva l'Alzheimer, ma non importa, è importante che da adesso in avanti si facciano sempre più passi avanti. Intanto state vedendo anche inquadrato il sito del paeseritrovato.it, dateci un occhio se avete voglia, perché davvero la realtà è straordinaria e oggi per chi volesse in piazza per l'Alzheimer all'Arengario di Monza ci sarà questa ora dedicata proprio a testimonianze e a risultati che ci sono stati nell'ultimo periodo dalle 17 alle 30 alle 18:30 e ci sarà anche la diretta sulla pagina Facebook La Meridiana. Roberto Mauri, grazie per quello che state facendo e ci teniamo in aggiornamento. Grazie a voi, un saluto e buona giornata. Grazie.